Gianni Azzaro, capogruppo del Partito Democratico in seno al Consiglio Comunale di Taranto. Abbiamo parlato prima col suo collega Capriulo del ruolo di governo e di regione, ma ci soffermiamo sul governo. Lei è rappresentante appunto dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, e c'è uno strumento fondamentale per la realtà tarantina, almeno teoricamente, il contratto appunto di sviluppo, istituzionale di sviluppo. All'interno di questo sistema gli interventi, i bilanciamenti del governo per la realtà ionica, per il pianeta Taranto, e quando parliamo di pianeta Taranto ovviamente il riferimento va alla questione Ilva. Il ruolo che il contratto istituzionale di sviluppo può svolgere in questa direzione. Sì, è un ruolo soprattutto strategico. Io scinderei, il governo fino ad oggi sta dando due opportunità. Quello del contratto istituzionale di sviluppo, col quale stanno finanziando e saranno finanziate opere strategiche pubbliche, e quindi anche una velocizzazione dell'impiego delle risorse, come per esempio per la realizzazione di infrastrutture come quelle che si stanno facendo al porto, l'infrastrutturazione al porto presso l'arsenale, le bonifiche nel Mar Piccolo, e ci auguriamo quanto prima anche la realizzazione del nuovo ospedale. Dall'altro canto, il governo sta mettendo a disposizione del territorio una serie di risorse per quanto riguarda il MISE per finanziare o l'ampliamento di nuove aziende, l'ampliamento delle attuali aziende esistenti sul territorio, oppure realizzare nuove aziende con l'auspicio di diversificare l'economia territoriale e quindi garantire nuova occupazione. E io penso che questa sia la sfida anche di questo territorio, quindi non solo dalla parte politica ma anche dalla classe imprenditoriale, anche degli enti datoriali, di cercare di sfruttare queste occasioni che ci abbiamo e quindi fare sistema e puntare su questa diversificazione economica, fermo restando la questione madre che è quella dell'Ilva, dove naturalmente dobbiamo pretendere, così come è stato anche sancito dalla Corte anche Costituzionale Europea, che siano sullo stesso piano sia il diritto alla salute che il diritto al lavoro. E oggi come non mai, visto che comunque il termine del 5 settembre si avvicina, lì essere compatti come territorio e quindi pretendere che le prescrizioni, la nuova AIA, vada nella tutela della salute innanzitutto dei cittadini ma anche dei lavoratori che comunque lavorano, e soprattutto anche che punti alla sicurezza dei lavoratori, perché come oggi siamo anche qui nella festa annuale dell'USB con la presenza di Zaccaria, comunque ci fa sempre ricordare quelle tante morti che hanno sul posto di lavoro e che comunque puntualmente devono essere comunque considerate. Il rapporto con Mittal. Beh, io penso, ci vuole dire, con Mittal noi personalmente ancora non abbiamo. Dico, in genere i rapporti che si dovranno intraprendere, perché si parlava di precedenti a livello europeo di Mittal che non lascerebbero ben sperare, e allora la necessità di essere duri al punto giusto per far sì che la salute non sia un optional. Assolutamente, io personalmente dico la mia, io ho preferito più la proposta di Jindal, perché comunque mi dava più, sembrava dare più garanzie e più rassicurazioni a livello territoriale. Purtroppo comunque è stata una gara vinta al momento da Mittal. L'unica cosa che abbiamo, vuole dire, dal canto nostro, che è il fatto che non è una cessione definitiva, perché comunque dovrà dimostrare Mittal di ottemperare alle prescrizioni, agli impegni che ha assunto con il governo. Lì il nostro territorio, lì effettivamente essere vigili, soprattutto fare la voce grossa, affinché per esempio una questione, tra tutte, proprio la questione dei parchi minerali, come abbiamo sentito, non possiamo attendere ulteriori anni rispetto a quelli che abbiamo già fatto. Questo timore dello slittamento dell'AIA? Su quello, per esempio, è una cosa dove il Comune di Taranto, ma rispetto anche a tutte le altre sezioni, debba fare quadrato, perché comunque questo slittamento non solo sui parchi minerali ma anche sulle altre prescrizioni sicuramente non è di buon auspicio, e non è una cosa che il territorio può sicuramente subire nuovamente.